È stato molto interessante questa esperienza di questa sera. Abbiamo fatto un incontro a porte chiuse con i dermatologi e con altri scienziati presenti e per la prima volta si parla di un farmaco innovativo, un anticorpo monoclonale che finalmente può curare la dermatite atopica. È una patologia cronica che veramente per molti pazienti diventa veramente una croce essenziale perché non si riesce a trovare ancora la terapia, molto spesso si sbaglia perché non si va dallo specialista adeguato, magari si rivolge al medico di base, il quale dà una terapia che non è attinente, sbagliano terapie, sbagliano anche diagnosi. Per cui bisogna andare dal dermatologo, dopo aver fatto i vari step, dopo aver passato altri tipi di indagini che vengono fatte, il dermatologo alla fine riesce a individuare, a fare diagnosi dermatite atopica che è una patologia, dicevo poc'anzi, cronica che colpisce i bambini, ma colpisce anche in massima parte gli adulti. È una patologia che quando non si riesce a curare bene può portare questo prurito che ti porti avanti per tanto tempo, che può dare anche delle lesioni e spesso si arriva anche ad una depressione totale. Ci sono stati anche dei casi di suicidio per pazienti affetti da dermatite atopiche che non riescono a curare. Finalmente abbiamo uno spiraglio, si può curare questa patologia. E con questi farmaci di innovativi, che sono appunto gli anticorpi monoclonali.